Sì, c'è in ballo tanto non solo per una questione di equilibri mondiali e di clima che sta cambiando, c'è in ballo tanto anche per una città come la nostra che deve riscoprire una vocazione ambientalista ed una cultura ambientalista. La nostra è una città che praticamente è affacciata sul mare e in montagna si discute sempre più spesso della possibilità che ci siano rifiuti radioattivi sotterrati da qualche parte. Il mare è invaso dalla plastica, la montagna con questi sospetti ancora non confermati, rischiamo veramente grosso, quindi rischiamo non solo che il clima a livello globale cambi e ci crei delle difficoltà, ma anche il microclima all'interno del quale viviamo. Quindi mi sarei aspettato oggi di vedere soprattutto i ragazzi dei licei, ma comunque va bene, vanno bene anche i ragazzi delle medie, ma anche quelli delle elementari, perché questa cultura deve nascere dal basso e speriamo nelle generazioni successive.